Bene, questo è per voi che siete appena arrivati in questo mondo, il mondo delle cripto, il mondo di Bitcoin. La domanda è sempre la stessa: come investire in Bitcoin se non lo avete mai fatto prima? Bene, ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video. Io sono Mauro Caimi e questo è un video che realizzo per tutti i nuovi arrivati in questo periodo, i periodi in cui c'è una bull run di Bitcoin. Solitamente si avvicinano tantissimi neofiti, tantissimi nuovi investitori, tantissimi curiosi, entusiasti del mondo cripto, e quindi facciamo un video dedicato un po' a loro, ma anche un video che secondo me potrà essere estremamente produttivo per tutti quelli che già sono investitori di Bitcoin. Perché? Perché fare un recap di alcuni concetti non fa mai male. Investire in Bitcoin per la prima volta se non lo avete mai fatto prima. Come si fa? Cosa devo utilizzare? Cosa devo aspettarmi? Andiamo ad analizzare questi tre punti fondamentali, ma partiamo da una premessa perché ci tengo a parlarvi di un concetto molto semplice ma molto importante prima di passare a quelli che sono gli step che potranno aiutare tutti voi a entrare in questo nuovo e fantastico mondo. La premessa in questione è una ed una soltanto: prima di fare qualsiasi investimento, ogni investitore deve fare una cosa, deve decidere di fare quell'investimento. Una decisione di investimento presuppone lo studio degli strumenti, lo studio dei rischi relativi a quell'investimento. Che cos'è, cosa non è, cosa potrà fare in futuro, cosa non potrà fare in futuro, come devo comportarmi se le cose vanno bene, come devo comportarmi se le cose vanno male. Insomma, dovete sapere cosa state facendo, conoscere lo strumento finanziario che state andando a comprare ed avere formazione e competenza nell'ambito degli investimenti. Questa cosa è fondamentale, però c'è un trucco. C'è un trucco, ragazzi: a volte si impara a nuotare molto meglio se ci buttiamo direttamente in acqua. Buttatevi in piscina, ovviamente non una piscina di quelle dove non si tocca, quindi una piscina dove si tocca chiaramente, ma buttatevi in piscina perché imparate 4 volte più veloce, 4 volte meglio. Poi dopo, ragazzi, ricordatevi che questi passaggi che vi ho detto in premessa vanno sempre fatti, quindi dovete andare a istruirvi su cos'è, cosa non è la blockchain e bla bla bla. Dovete andare ad appassionarvi alla materia e sapere quello che state facendo. Però in questo video io vi regalerò alcuni trucchetti. Primo, investite pochissimo, solo quello che potete perdere, come se fosse la pizza del sabato sera. Poi la seconda cosa, ragazzi: non vi aspettate risultati immensi, giganteschi, strepitosi. Perché? Perché se non sapete nuotare non potete mica fare le Olimpiadi, se non sapete nuotare non potete mica gareggiare con i campioni del mondo, prendere la medaglia d'oro, fare le 100 vasche in stile libero. No, ragazzi, quello che dovete fare in questo caso è solo imparare. Non sono consigli finanziari, ragazzi, quello che andremo a vedere in questo video, ma solo dei tutorial corretti e logici per fare due cose: comprare i Bitcoin per la prima volta e immediatamente metterli a rendita. Perché c'è un concetto relativo agli investimenti, ragazzi. L'investimento si sviluppa in due tipologie di modi differenti: comprare una penna nel momento 1 e poi rivenderla nel momento 2 ad un prezzo superiore. La compro a 1 euro, la vendo 1,20 euro. Questo è il processo di investimento, che è però una struttura di investimento, quella più semplice, più banale, ragazzi, si chiama appunto il trading. Quindi compriamo Bitcoin oggi, aspettiamo un'eventuale salita del prezzo rispetto al nostro giorno di acquisto, al momento di acquisto, e successivamente lo andiamo a vendere. Se il prezzo sarà più alto, avremo realizzato un investimento profittevole. Se il prezzo sarà più basso, l'investimento sarà invece non profittevole e avremmo fatto una perdita. Però c'è anche un'altra cosa che si può fare quando compriamo un asset, in questo caso, perché Bitcoin, ragazzi, è un asset: possiamo metterlo a rendita. Nel caso specifico dei mercati delle criptovalute, questa cosa è possibile. Allora ho deciso di accompagnarvi in questo percorso per spiegarvi in maniera facile come acquistare Bitcoin per la prima volta, ma allo stesso tempo, nello stesso momento, lo metteremo a rendita. Quindi faremo queste due cose: prima lo compriamo, vedremo quali sono le piattaforme migliori, le più comode, le più facili per chi
non conosce questo mondo e poi lo mettiamo a rendita. Ci saranno tante semplificazioni in questo processo, ragazzi, ma poi potremo andare a chiarirle nei prossimi video. Primo servizio più comune anche per acquistare criptovalute è Coinbase. Vi lascio il link in descrizione se volete utilizzare questo exchange. La soluzione più economica che vedremo oggi, ragazzi, in tutti questi servizi è quella di fare un bonifico dal vostro conto bancario e andare poi a comprare i bitcoin facendo un trade. C'è anche la possibilità di comprare i bitcoin utilizzando la carta di credito. Questa cosa però è sempre più costosa. Nel caso di Coinbase, l'acquisto con la carta di credito costosissimo, ragazzi. In generale la logica da utilizzare è questa: se volete pagare di meno quando andate a comprare un bitcoin, utilizzate un bonifico, bonificate le somme sul vostro conto sull'exchange e poi andate a fare un trade. Se volete invece una cosa più veloce, più immediata, utilizzate la carta. Allora, questo è il mio conto Coinbase che è già registrato, ma comunque, come tutti i servizi internet, basta cliccare sul sito dal link che vi lascio in descrizione, ragazzi, andate a registrarvi e vi trovate in questa schermata. Poi inserite la vostra carta di pagamento, cliccate qui su acquista criptovaluta, ragazzi, vedete come è semplice. Posso andare a visualizzare il bitcoin in questione, vado a cliccare su acquista, mi basta inserire la quantità, premo su l'anteprima dell'acquisto e mi farà vedere quanti bitcoin sto andando ad acquistare con la mia carta. Così si compra i bitcoin e attraverso l'applicazione di Coinbase è veramente molto molto semplice. Passiamo quindi alla seconda applicazione, in questo caso che si può utilizzare, il secondo exchange, che è un exchange, ragazzi, che consiglio veramente a tutti a prescindere, perché ragazzi è Binance. Binance è uno degli exchange più famosi e più utilizzati del mondo cripto ed è sicuramente uno step che quasi tutti i cripto investitori andranno poi un domani a fare. Perciò ragazzi, vi lascio anche di Binance il link in descrizione, cliccate su e vi registrate. Anche su Binance l'acquisto con la carta è molto molto semplice. In più Binance ha una serie di altri meccanismi che vi renderà la vita facile in futuro e sono meccanismi estremamente complessi di investimento, perciò andranno affrontati in un video separato. Basta registrarvi, poi andare qui su Buy Crypto e ancora una volta, ragazzi, potete depositare con il bank deposit, quindi il bonifico bancario, oppure comprare con la carta di debito. Inserite gli euro che volete comprare, quindi io metto 100 per esempio e mi dirà i bitcoin. Compro premendo qui Buy Bitcoin e il gioco è fatto. Abbiamo visto, ragazzi, che acquistare bitcoin è estremamente semplice, ma poi dove metto questi bitcoin se sono un nuovo acquirente e sto imparando a nuotare? Ci sono dei servizi sui mercati delle criptovalute che vi danno la possibilità di avere un rendimento sui vostri bitcoin depositati. Alcuni di voi probabilmente si ricorderanno che anche questa cosa era possibile sulle nostre banche tanti anni fa, quando c'erano i conti deposito, depositavamo delle somme in euro e la banca ci pagava un tasso di interesse. Questo discorso è possibile anche farlo con i bitcoin. Il rendimento ve lo pagano giornalmente, ragazzi, quindi molto meglio. Alcune applicazioni lo pagano anche in bitcoin, quindi voi avrete alla fine dei giochi più bitcoin. Questo secondo punto che stiamo trattando in questo video è un investimento vero e proprio, ragazzi, quindi andrà trattato poi con le logiche di rischio e di tutte quelle che sono le sfaccettature legate agli investimenti. Ma abbiamo detto che in questo video stiamo imparando a nuotare, andando a buttarci nella piscina. Come vi ho spiegato e vi ricordo, non è un consiglio finanziario, ma è un modo di farvi ragionare su cosa si può fare in questo mondo. Quale servizio ritengo più utile per andare a depositare i nostri bitcoin e farli produrre? Il primo che vi faccio vedere oggi è BlockFi. BlockFi, ragazzi, è un servizio di deposito appunto di bitcoin e anche altre criptovalute che ci fa ottenere poi un rendimento. Come funziona BlockFi, ragazzi? Vi registrate, il link sempre in descrizione, in questo caso anche un link referral, quindi mi aiutate con il canale. Se vi registrate su BlockFi, semplicemente avrete questa schermata. A questo punto bisognerà depositare i bitcoin
sul nostro indirizzo depositare i bitcoin dall'exchange dove li abbiamo acquistati e il gioco è fatto. Quanto si guadagna per esempio con BlockFi in questo momento quando sto registrando il video, ragazzi? Il 6%. Quindi se depositiamo bitcoin su questo servizio otteniamo il 6% annuo. Abbiamo comprato bitcoin, lo strumento finanziario asset su cui volevamo investire, e lo abbiamo reso produttivo facendo maturare un interesse su quel asset. Quindi avremo la possibilità di guadagnare due volte, ragazzi: una dalle oscillazioni di prezzo di bitcoin, l'altra da un interesse fisso questa volta, quindi non aleatorio, che potrà esserci riconosciuto per i giorni che lasceremo depositati i nostri bitcoin su questo servizio di BlockFi. Un altro servizio molto utile e anche molto semplice per utilizzare i nostri bitcoin una volta acquistati, ragazzi, è crypto.com, servizio di cui ho parlato tantissimo anche sul canale, ed ha anche un'app fantastica che potete utilizzare per andare sia a comprare i bitcoin utilizzando la carta e poi metterli immediatamente a rendita utilizzando la loro funzione che si chiama Earn, ragazzi. Anche di crypto.com vi lascio il link in descrizione per registrarvi dalla loro applicazione. Quali sono i vantaggi e gli svantaggi di crypto.com? Allora, crypto.com, ragazzi, è un servizio all in one, quindi questo è il più grande vantaggio. La parte negativa è che dovete essere un pochettino più smanettoni, perché vi chiederanno di utilizzare il loro token proprietario, che è il CRO. Ragazzi, poi sul mio canale trovate decine di video sul CRO, però ragazzi serve avere un po' di formazione. Per avere in stake i famosi CRO bisogna fare un passaggio successivo ed essere sicuramente un pochettino più addentrati nel mondo cripto. Ci siamo dimenticati un passaggio: come si fa il deposito dei nostri bitcoin sul servizio BlockFi? Si fa con un meccanismo che si chiama withdraw. Ok ragazzi, quindi basta inserire un address che prendiamo dal deposito in questa schermata, per esempio di BlockFi, basta inserirlo qui, mettete l'ammontare totale dei bitcoin che volete trasferire sul servizio e cliccate su submit. Siamo arrivati alla fine del video, abbiamo lasciato una serie di interrogativi importanti da valutare, ve li accendo qui, ragazzi. Allora, la prima cosa da valutare in tutti questi meccanismi e poi una: il rischio. Queste piattaforme sono stabili? Cosa sto rischiando andando a emettere per esempio i miei bitcoin in conto deposito su BlockFi o su crypto.com? Cosa potrà succedere alle oscillazioni di prezzo di bitcoin nei prossimi giorni? Come andare a venderli e poi soprattutto bonificarli di nuovo sulla nostra banca? Oppure è possibile spenderli utilizzando le carte di pagamento? Tutti questi interrogativi, ragazzi, sono un divenire, perché voi siete entrati in questo momento nel mondo di Bitcoin. Tutti questi interrogativi, ragazzi, meritano risposta. Quindi facciamo così: la cosa che vi interessa di più, intanto scrivetemela nei commenti, io darò un'occhiata a quelli che sono gli argomenti più gettonati e faremo un video ulteriore, un video successivo a questo. Ma per il momento faccio una cosa, ragazzi, vi dico cosa dovete fare: dovete andare a prendere il vostro telefono e guardare i bitcoin che avete appena comprati e poi dite una frase: benvenuti nel futuro. Ciao a tutti.